Allora, ragazzi, buongiorno. Proviamo oggi a darvi qualche farvi annusare un pochino di laboratorio nell'impossibilità di portarvi fisicamente all'interno dei laboratori stessi. Allora, qui sul banco abbiamo una serie di misuratori di multimetri. In particolare abbiamo dei multimetri cosiddetti palmari. Vedete, hanno anche la possibilità di essere poggiati su un banco, però in linea di massima sono fatti per essere tenuti in mano, e dove trovate il minimo della configurazione come morsetti. Abbiamo il morsetto comune, che è quello a cui collegarsi per tutte le misure. Poi sulla destra abbiamo il morsetto per le misure di tensione e per le misure di resistenza. Poi abbiamo il morsetto per le misure di corrente, diciamo nella configurazione di correnti fino ad 1 A, e poi abbiamo un morsetto aggiuntivo che, come vedete, trova qua l'indicazione 10 A massimo. Tutti questi strumenti cercano di fornire sul frontalino il maggior numero di informazioni, almeno quelle di primaria utilità, però poi rimandano a dei manuali anche abbastanza corposi per tutte le informazioni di maggiore dettaglio. Che cosa intendo per informazioni di più immediata utilità? Trovate sempre in tutti gli strumenti le massime tensioni e correnti applicabili tra i singoli morsetti. Quindi vedete che quando fate misure di corrente, comunque non potete superare, si trova qua un'indicazione, non so se la si riesce a leggere, di 280-250 volt tensione massima, mentre invece nelle misure di tensione trovate l'indicazione della massima tensione verso massa di 1000 volt. Il morsetto 10 A vi forniscono anche l'indicazione che è fused, questo perché in molti primi vecchi, oramai quasi tutti i multimetri hanno anche il morsetto 10 A come morsetto confusibile. I primi multimetri presentavano questo morsetto a corrente più alta senza fusibile, e quindi vi diceva: stai attento che qua se superi 10 A si rompe non il fusibile ma lo strumento. La scala si varia abbastanza, la modalità di misura, il tipo di misura si varia sempre muovendo questo diciamo cursore centrale, questo comando centrale, mentre poi si possono modificare i range di misura tramite ulteriori tasti. Questo era della UNIT, questo ne abbiamo uno della Fluke. La Fluke è una tra le case maggiormente diffuse per strumentazione elettrico-elettronica di precisione. Di fatto questo strumento non presenta nessuna differenza rispetto a quello che vi ho mostrato un attimo fa. Ecco, l'unica cosa che magari volevo farvi notare è che questi strumenti hanno tutti quanti 4,5 cifre. Approfitto per ringraziare il professore Laracca, che in questo momento sta facendo da regista. 4,5 cifre. Questo della Fluke, anche questo 4,5 cifre. Sono tutti strumenti che mediamente vi consentono anche misure di frequenza, ma sulle misure di frequenza vedremo poi i contatori, cioè strumenti che nascono per fare misure di tempo e frequenza. Questo ulteriore multimetro palmare è dell'Agilent, Agilent XHP, attualmente ha cambiato nuovamente nome, ma non ho ancora memorizzato quale sia il nome attuale della casa costruttrice. Comunque è una delle case maggiormente diffuse. Anche qui vedete, poi cambia soltanto un po' il look a secondo di come il costruttore vuole, diciamo, ecco,
le uniche differenze è che quasi tutti questi strumenti hanno delle posizioni diverse per i microampere, per i milliampere e per gli ampere, continue alternate. Però per il resto sono tutti molto simili tra di loro. Ovviamente un salto di categoria... Giovanni, scusami, potresti far notare il fatto che questi sono multimetri TrueRMS l'è dichiarato dal costruttore, sì. Questi qua invece questo è TrueRMS. Questo pure è TrueRMS. Quindi tutti sì, quelli sì, che sì, sono TrueRMS... Mi parti? Vai. Poi lo tagliamo sto pezzo. Un'altra delle notazioni che è sempre presente, proprio perché ne distingue in maniera chiara la specifica, è l'indicazione molto chiara del fatto che lo strumento sia un true RMS multimeter, ossia uno strumento che fa il vero valore efficace, ovvero calcola il valore efficace non limitatamente ad alcune forme d'onda. Questo perché viceversa una modalità con cui è possibile misurare il valore efficace è anche misurando il valore medio in un periodo e poi immaginando che la grandezza sia sinusoidale. Questo quando leggete TrueRMS potete rilassarvi sulla forma d'onda. Vedete che questo della Fluke lo riporta qui, 189 TrueRMS multimeter, e questo della Unint TrueRMS multimeter. Quindi diciamo tutti sono TrueRMS, ma insomma diciamo lo evidenziano in maniera più chiara. È ovvio che quando ci spostiamo su multimetri da banco, come i successivi tre che andremo a vedere, le performance salgono sicuramente. Questo mi sembra sia un 5 cifre, questo Fluke, che ha una caratteristica, è uno strumento antico, ma che ha una caratteristica che non è molto diffusa nei multimetri, è un dual display, nel senso vi consente, voi gli potete chiedere di visualizzarvi in una parte del display il valore, ad esempio, della continua del vostro segnale e in un altro display il valore dell'alternata di quel segnale. Questo magari ci ritorniamo in uno degli esercizi, perché in qualche caso se io ho un segnale con la presenza di una continua e di un'alternata posso essere interessato a misurare entrambe le grandezze. Anche questo è uno strumento, vedete, in bella evidenza all inputs 1 kV max, contromassa il simboletto della ground, proprio perché vi ricorda che è vero che il volmetro è uno strumento che misura teoricamente in maniera tensioni floating, cioè differenze di potenziale senza porre nessun vincolo al potenziale COM, in realtà poi vi dice però attenzione, posso misurare tra 1000 volte, 990 volte, 900 volt, ma non posso misurare tra 1100 e 1000, perché è vero, misuro sempre 100 volt, ma ho dei valori massimi tensione applicabili anche al morsetto COM. Avete un morsetto di corrente fino a 100 mA, il morsetto fino a 10 A e il morsetto comune. Anche qui, in quelli da banco, scompare il comando centrale e si va su comandi e su menu accessibili tramite i tastini, quindi trovate tensione alternata, tensione continua, corrente alternata, corrente continua, resistenza, frequenza. Per ognuno di questi modificate, per ognuno di questi, una volta impostato un fondo scala, con questo, in questo strumento, premendo high e low, cambiate il fondo scala. Premendo il tasto auto potete far funzionare la modalità auto range. Vedremo in una delle esercitazioni come l'auto range è sicuramente una modalità comoda di funzionamento, ma c'è delle circostanze in cui una modalità auto range potrebbe non effettuare la misura in maniera ottimale rispetto a quelle diciamo ottenibili dallo strumento. Mentre i palmari sono tutti strumenti che non hanno altre ingressi uscite verso l'utente, quindi l'unica uscita è un utente che legge, in qualche caso c'è il tasto hold perché
vi fa un freeze delle misure, dice vabbè ok, mo adesso tieni questa misura e non me ne fare altre. Tutti gli strumenti da banco hanno poi delle interfacce da dietro. Questo qui è un vecchio, come vi dicevo, un vecchio strumento e quindi ha soltanto un collegamento seriale RS-232, quindi un collegamento che oramai è stato da anni abbandonato verso collegamenti, verso unità computer molto più efficienti. Vedremo adesso come gli altri, i retri di questi strumenti, che comunque non sono stati comprati ieri, sono sicuramente più evoluti. Questo è uno strumento dell'Agilent. Ecco, vedete, tra le informazioni importanti che vengono spesso riportate sono il numero di cifre. Il numero di cifre, 5 cifre e mezzo, vi ricordo, è connesso con la risoluzione dello strumento, ovvero non ha nulla a che vedere con l'accuracy, ma ci indica quant'è il numero di cifre che possono essere riportate. La mezza cifra, tu ne hai parlato? No, però va bene. Tanto la mezza cifra è semplicemente come vi ho illustrato, una cifra che non assume tutti i valori da 0 a 9, quindi dietro non ci sono nascosti 4 flip-flop, ma di solito è nascosto un unico flip-flop, per cui ti dà solo l'overflow, quindi è una cifra che assume valore 0,1. In qualche caso mettono due flip-flop e quindi è 0,1, 2 e 3. Comunque, poi magari su questo ci ritorniamo, se non per approfondire maggiormente. Anche qui il look è diverso, gli ingressi sono identici. Common, misura di corrente fino a 1,2 Ampere RMS, misura di corrente fino a 12 ampere, e qui piccolino è scritto fused, ingresso di tensione 1000 volt DC, 750 volt AC come differenziale, massimo verso massa 500 volt di picco. Quindi queste sono informazioni che trovate quasi sempre sullo schermo, perché sono quelle che vi servono a non rompere lo strumento. Vi riporta qua le portate massime e vi riporta la massima, la cosiddetta tensione di isolamento. Anche qui tensione continua, tensione alternata, corrente continua, corrente alternata. Le indicazioni, vedete, cambiano. Ah no, scusate, questa è DCV con tensione continua, ACV tensione alternata, DC, AC, Ohm. Qui c'è, molti di questi strumenti hanno la possibilità di misurare, di fare misure, questo fa una misura di capacità, di frequenza, ma diciamo che se sono aggiuntive. Al solito potete cambiare i range spostando la freccetta, man mano che cambiate i range vedete, non so se si vede il punto decimale che si sposta, quindi avete due interi e tre decimali, un intero e quattro decimali, cinque decimali, e questo, diciamo, sono i tre interi e due decimali, sono le quattro possibili modalità con cui lui usa le cinque cifre e mezzo, cioè la forza dei multimetri sta proprio in una elevata capacità di misurare grandezze di valore diverso. Questo è un po' più moderno, e vedete che cosa vi compare? Una porta USB. Vedete come, diciamo, oggi si è avuta, dopo tanti anni, una sorta di unificazione, normalizzazione, chiamate come volete, ma insomma la maggior parte, insomma il canale più diffuso di comunicazione tra dispositivi è la porta USB. Qua vedete una porta, ovviamente poi normalizzazione si riesce a ottenere fino a un certo punto, non è la porta USB canonica, è una porta USB un po' più squadrata, ma comunque almeno il protocollo di comunicazione è lo stesso. E arriviamo allo strumento migliore tra quelli che
che vi illustriamo in questa breve carrellata, che è uno strumento che, come leggete qui forse, è uno strumento sempre dell'Agent, quindi Agent, Hewlett Packard, che sia, 6,5 cifre. Quindi abbiamo, per dirvi, la possibilità, quando misurate 100 volt, di avere 100 volt sono già 2,5 cifre, di avere 4 zeri dopo la virgola. Quindi vuol dire che misurate su 100 volt, avete la possibilità di leggere almeno il decimo di millivolt, 10 a meno 4 volt su 100 volt. Qui vedete che i morsetti diventano 5. 5 perché? Semplicemente perché scompare il morsetto aggiuntivo per la corrente 10 A. Questo strumento arriva a misurare fino a 3 A RMS, tra comune, ecco il common, qui lo chiama low, negli altri era sempre, era chiamato low, low in alcuni e com in altri. Qui abbiamo tra low e high la misura di tensione e di resistenza e compaiono i due morsetti che ci consentono di fare le misure di resistenza a 4 morsetti. Vedete la scrittura è chiara sul frontalino, 4 ohm 4W, ohm 4 wire sense. Ovvero sono gli ulteriori due morsetti che colleghiamo alla resistenza e tra i quali faremo la misura, facciamo la misura di tensione. Lo strumento ha poi gli stessi comandi DC volt, DC AC volt, premendo lo shift diventa DC ampere, AC ampere. Abbiamo un po' di menu, abbiamo la possibilità di cambiare il range in questi morsetti, diciamo man mano che la strumentazione diventa più sofisticata ci vuole un pochino più di tempo per prendere dimestichezza poi con i vari morsetti, i vari menu, ma alla fine se uno ha chiaro quali sono le impostazioni che ci serve poter inserire, vedete qua addirittura una zona che chiama MAT, nel senso sono è una possibilità di piccole operazioni matematiche effettuate sui dati misurati. Inutile dirvi che questi, non è un caso che questi multimetri da banco non vi riportano True RMS, perché sarebbe assolutamente ridondante, cioè tutti questi strumenti, che sono strumenti di qualità maggiore, sono tutti ovviamente dei True RMS. Sul palmare è più un modo di distinguersi sul mercato, dove viceversa ci sono anche strumenti non True RMS. Questo Agilent è migliore dei precedenti in quanto performance, è un po' più vecchio di quello che vi ho mostrato un attimo fa, per cui quando lo giro dietro ci trovo l'inferno, nel senso che, per adesso stacchiamo un attimo l'alimentazione, ci ritrovo di nuovi 5 morsetti, perché in qualche caso può essere comodo avere la connessione quando dovete lavorare su un computer tutto sull'esterno e quindi non avere nessun collegamento esterno. Poi avete una porta seriale, una porta parallela che è una porta che è stata uno standard diffusissimo per la strumentazione fino a quando non sono nate connessioni anche seriali più potenti, che è la IEEE 488, diciamo famosa quando io ero studente, ma insomma oramai vecchia. E ci sono poi anche dei morsetti, c'è un external trigger che è interessante, nel senso è la situazione in cui voglio che lo strumento faccia misure con una sincronizzazione, con un sono riuscito a sfondare il bottino. Con un segnale di a mano, a mano vale. Okay. Qui siamo in, ovviamente è regia homemade,
l'external trigger, questa è un'opzione a cui normalmente non pensiamo quando facciamo misure di tensione, però se noi immaginiamo che la grandezza misurata la andiamo a mandare a un computer, può essere che questa misura sia interessante farla nell'istante in cui gli dico di farla. Quindi un trigger esterno, quindi non misure in continuato, ma misure che avvengono solo quando io gli dico di effettuare la misura, e poi a questo punto si procede. Non mi viene nient'altro da dirvi, almeno in generale, su questi strumenti, per cui questa come descrizione, poi andiamo a vedere qualche esercitazione particolare. Ecco. Allora, buongiorno ragazzi, iniziamo con la prima esercitazione sul multimetro digitale. Esercitazione che più che organizzata per fare misure con il multimetro è organizzata per far vedere alcune peculiarità e far vedere alcuni limiti, se vogliamo, di questa tipologia di strumenti. Per eseguire questa esercitazione, oltre al multimetro che abbiamo già visto con il professore Betta, abbiamo bisogno ovviamente di generare i segnali che dobbiamo misurare sia in corrente continua che in corrente alternata. A questo punto quindi abbiamo sul banco anche un alimentatore che non fa nient'altro che trasformare la corrente alternata che mettiamo in ingresso in una corrente continua in uscita su questi due morsetti, con possibilità di regolare la tensione in uscita e eventualmente limitarne la corrente massima erogata, questo per garantire la sicurezza dei circuiti a valle. Quindi con questo strumento genereremo i segnali continui che andremo a mettere in ingresso allo strumento per le misure di tensione e corrente continua. Mentre con quest'altro oggetto, che è un generatore arbitrario di forme d'onda, genereremo i segnali variabili nel tempo, alternati, che sempre manderemo in ingresso allo strumento multimetro digitale per poterne eseguire le misure. Questo è uno strumento che abbiamo detto è un generatore arbitrario di forme d'onda, cioè è un generatore che sostanzialmente è uno strumento digitale che ha, invece di avere un convertitore analogico digitale, ha all'interno un convertitore digitale analogico, cioè vengono sintetizzate in maniera digitale i segnali che si vogliono generare e poi vengono trasformati in analogico in uscita allo strumento. Lo strumento ha all'ingresso un certo numero di forme d'onda già definite, che sono forma d'onda sinusoidale, forma d'onda quadra, che possiamo scegliere, triangolare, dente di sega, rumore addirittura, e poi c'è una lista di funzioni arbitrarie ce ne sono alcune già definite, sink, rampa negativa, esponenziale in salita, esponenziale in discesa, eccetera, oppure possiamo addirittura collegare lo strumento tramite un interfacciamento remoto, tipo quello che abbiamo già visto con il multimetro, in particolare questo, essendo uno strumento anch'esso un po' vecchiotto, ha un interfacciamento, credo che sia con la... cioè sempre seriale e 488, interfacciamento seriale, interfacciamento parallelo con l'interfaccia 488 e possiamo quindi collegarci allo strumento tramite un personal computer, inviargli i punti del segnale che vogliamo generare e lui ci genera il segnale che abbiamo deciso, quindi arbitrario, quindi non una forma d'onda standard. In questa esercitazione noi utilizzeremo per il momento solo forme d'onde standard e in particolare utilizzeremo forme d'onde sinusoidali, onde quadre e onde triangolari. Bene,
Allora, iniziamo con l'esercitazione. Ovviamente, scusate, oltre alla scelta della forma d'onda che vogliamo generare, possiamo scegliere il valore di ampiezza, di frequenza della nostra forma d'onda, della forma d'onda che vogliamo generare, l'ampiezza della forma d'onda che vogliamo generare e l'eventuale offset. Quindi l'eventuale componente continua sovrapposta a questo segnale alternato. C'è poi la possibilità di variare altri aspetti che però diciamo, esulano un pochino da questo tipo di esercitazione. Bene, a questo punto iniziamo con l'esercitazione. La prima parte della nostra esercitazione è... ve la leggo, impostare l'alimentatore, che sarebbe questo oggetto, per la generazione in successione dei seguenti segnali. Una tensione in corrente continua di 11,95 volt ed una tensione in continua di 12,05 volt. Effettuare le due misure calcolandone le relative incertezze con il multimetro digitale. Poi vabbè, forniamo dei suggerimenti sul tipo di misure da eseguire, cioè scegliere di dover eseguire misure di tensione continua, scegliere un range manuale e eseguire le misure con il massimo numero di digit. Questo a cosa serve? Serve per iniziare a farvi prendere dimestichezza con i menu ed i comandi di gestione dello strumento in maniera tale da utilizzare le varie funzioni. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo realizzare il nostro circuito, che in questo caso è un circuito molto semplice. Dobbiamo semplicemente prendere una tensione, che è la tensione in uscita dai due morsetti dell'alimentazione, e mandarla in ingresso ai due morsetti per la misura di tensione del nostro multimetro. Quindi prendiamo due cavetti, prendiamo la nostra tensione in uscita dall'alimentatore e la dobbiamo inviare ai morsetti corretti in ingresso. Questo è uno strumento a 5 morsetti, dobbiamo scegliere i morsetti giusti. Quali sono? Il morsetto comune ed il morsetto che già abbiamo visto serve per fare misure di tensione e di resistenza. Quindi colleghiamo lo strumento. Dopodiché cosa dobbiamo dire allo strumento? Dobbiamo dire allo strumento: ti ho collegato in ingresso una tensione, fai una misura di tensione continua. Quindi in realtà lui è già impostato in questa modalità, perché ogni volta che si accende lo strumento lui in automatico è settato per la misura di tensione continua. Se così non fosse, noi dobbiamo premere il tasto misura di tensione continua. Bene, a questo punto che facciamo? Settiamo lo strumento per l'alimentatore per generare la tensione che noi vogliamo. Abbiamo detto che vogliamo una tensione di 11,95 volt. Qui abbiamo due manopole di regolazione, una un po' più grossolana e una un po' più fine, che ci permette una regolazione fine della tensione di uscita. Ok, 11,95. Abilitiamo con questo interruttore, abilitiamo l'uscita. Attualmente abbiamo una corrente massima erogabile di 652 mA, ma in questo caso non è un problema. Perché? Perché abbiamo come carico la resistenza d'ingresso del multimetro, che sappiamo essere molto alta, quindi con 11,95 volt circoleranno correnti molto molto basse, perché abbiamo qui resistenze d'ingresso dell'ordine dei megaohm. Quindi alimentiamo, infatti addirittura la corrente è talmente bassa che il display di questo strumento non è capace neanche di farla visualizzare. Perfetto, andiamo sullo strumento e abbiamo detto facciamo una misura non in range automatico ma in range manuale, quindi premiamo range manuale, si abilita non so se si vede sul display dello strumento l'indicazione che lo strumento è in funzionamento in modalità manuale.
Dopodiché con questi due tastini possiamo aumentare o diminuire il numero di digit, perché la traccia ci chiede di fare la misura con il massimo numero di digit, e quindi ci mettiamo a 6 digit e mezzo, ok? Dopodiché dobbiamo eseguire la variazione del range. Adesso siamo con range 10 volt. Come si fa a vedere su questo strumento il range? Non appare sul display il range, lo vediamo sul numero di cifre che ci sono prima della virgola, vedete? Vi faccio vedere, abbiamo range 100 millivolt, perché abbiamo 100 millivolt, qui abbiamo range 1 volt, qui abbiamo range 10 volt, qui abbiamo range 100 volt e qui abbiamo range 1000 volt, quindi sono quattro cifre. Quindi in questo modo è possibile capire con che valore di range siamo. Ricolleghiamo il nostro cavetto e ovviamente con un range 1000 volt possiamo tranquillamente misurare 11,95 volt, con un range 100 volt altrettanto possiamo misurarlo, con un range 10 volt non dovremmo poter misurare 11,9 volt, dovremmo avere un'indicazione che siamo fuori range. Infatti se scendiamo ulteriormente e andiamo con range 1 volt, abbiamo infatti l'indicazione di overload, cioè siamo in sovraccarico, cioè il range scelto non è adatto alla tensione che vogliamo misurare. Però rimane il dubbio del perché stiamo con un range 10 volt misurando 11,9 volt. Prima di andare a capire questa peculiarità dello strumento, vediamo un altro aspetto fondamentale, e cioè che se questa tensione, che è la stessa tensione 11,95 volt, io la misuro con un range più alto, 100 volt o 1000 volt, che accade? Che perdo delle cifre qui che non utilizzo per fare la misura, e qui sto avendo una risoluzione del 1000 volt per fare questa misura. Se io invece scendo con 100 volt, qui adesso ho la risoluzione del decimo di 1000 volt per fare questa misura. Se scendo a 10 volt, che adesso capiremo perché è possibile fare una misura di 11,9 volt con questo range, abbiamo addirittura una risoluzione in questa misura del centesimo di millivolt. Quindi miglioriamo nettamente la capacità di misura dello strumento, semplicemente con la corretta scelta del range. Allora adesso, perché questo strumento capace di fare misure in questo modo? E la misura successiva, così lo commentiamo. Ok, insieme. Allora vi faccio vedere che cosa accade nel momento in cui noi passiamo ad 12,05 volt. Quindi generiamo 12,05 volt. Solo che fai 12 uno dei due aumentiamo un pochino in più. Allora, che cosa accade sostanzialmente? Innanzitutto accade che lui va in overload, quindi va oltre il range, a 12 volt. Vedete, io aumento piano piano la tensione, 11,96, 11,97, 11,99, a 12 va in overload. Questo perché? Beh, perché se noi prendiamo il manuale di questo strumento, nelle specifiche di questo strumento che voi avete già avuto su Classroom, nelle specifiche, adesso non so se si riesce ad inquadrare bene e a vedere bene, ma poi si potrà vedere sul PDF delle specifiche, che abbiamo che sui diversi range, che sono quelli che abbiamo già visto prima, scusate, siamo in DC, sui diversi range, che sono quelli che abbiamo visto, 100 millivolt, 1 volt, 10 volt, 100 volt, 1000 volt, con le varie specifiche, c'è una nota, nota 3. Se andiamo alla nota 3, vai, vai, che è qui,
dice che c'è un over range del 20% su tutti i range tranne i range massimi, cioè 1000 volt 3 ampere. Qui parliamo sempre di DC. Quindi cosa dice? Che lui è capace di misurare fino al 120% del range. In questo caso siamo con range 10 volt, quindi siamo capaci di misurare fino a 12 volt. Questo per dire cosa? Beh, semplicemente per dire che, come abbiamo visto, in funzione, quindi per fare una misura di 12, di qualcosa che è maggiore di 12 volt, devo per forza di cose aumentare il range e mettermi con range 100 volt. E quindi faccio questa misura qualcosa che è superiore a 12 volt. Adesso per esempio mettiamoci 12,05 misurata dall'ultimer. Qual è l'altro aspetto importante che dobbiamo evidenziare nel comportamento di questo strumento? Questo è un primo aspetto fondamentale, e cioè se vogliamo fare una misura fatta bene, cioè sfruttando al meglio il fondoscala dello strumento e quindi la risoluzione dello strumento, dobbiamo scegliere il range più idoneo per quella misura. Questo ovviamente non ha senso se io ho giusto bisogno di sapere se questi sono 12 volt o 13 volt. È fondamentale se io voglio fare una misura con un'accuratezza un pochino più spinta, che poi ha senso nel momento in cui inizio ad utilizzare un dispositivo come questo, cioè uno strumento a 16,5 utilizzato, diciamo, per sapere solo se la misura è 12 o 13 volt è sprecato. L'altro aspetto fondamentale qual è? È che vi faccio vedere che se facciamo la stessa misura in auto range, e adesso vedete solo in auto range, guardate che cosa accade. Accade un comportamento tra virgolette strano dello strumento, che è una sorta di stelesi, se vogliamo, cioè una memoria dello strumento rispetto a quello che lui sta facendo. Allora, se io adesso da questa tensione scendo, quindi passo da valori maggiori di 12 volt e vado verso il basso, vedete, lui continua a fare le misure sotto i 12 volt con range 100. Adesso vado un po' veloce, scendiamo, scusatemi, eccoci qua. Dopodiché cosa accade? Accade che quando io vado sotto i 10 volt, no, però dobbiamo ricominciare da capo, scusate, che è già passato. Siamo a valori sopra i 12 volt, sono con range 100, man mano scendo, e sto continuando a fare le misure tra 10 e 12 con range 100. Scendo. E cosa accade? Che lo strumento automaticamente cambia range nel momento in cui scendiamo sotto i 10 volt. Ecco qui, a 9,9 è cambiato range da 10 volt. Cosa accade però adesso? Ovviamente scendendo lui continuerà a fare le misure con range 10 fino a 1 volt. Che accade se adesso risaliamo? Se adesso risaliamo, quindi riaumentiamo questa tensione, che accade? Che le misure che prima facevo con range 100, tra 10 e 12 volt, adesso lui le sta facendo con range 10. Vedete? Quindi in funzione del se io ci arrivo dal basso, ci arrivo dall'alto, lui le stesse misure tra 10 e 12 volt le fa con un valore diverso. Quando è che scatterà il range 100 in automatico? Quando supererò i 12. Adesso qui sono ancora con 11, appena arrivo a 12 lui passa con range 100. Quindi che cosa bisogna dire su questo? Che bisogna fare attenzione quando il range è automatico, perché quando il range è automatico lui gli stessi valori tra il 100 e il 120% del range potrebbe fare quella stessa misura con range 100 volt o range 10 volt in funzione del se ci arrivo dall'alto o se ci arrivo dal basso. E se io invece ho intenzione di fare la migliore misura, cosa devo fare? Devo essere certo che quella tensione la sto misurando con il range più opportuno, e cioè in questo caso con il range 10 volt. Parliamo della tensione 11,95.
Bene, quindi questo era un primo aspetto fondamentale che vi si voleva far notare. Adesso facciamo, perché qui diciamo la traccia dell'esercitazione dice che dobbiamo fare la misura e calcolarne l'incertezza, quindi settiamo questi due valori di tensione e 12,05, scegliamo il miglior range per queste due tensioni, facciamo la misura. Questo è un 12,05 volt, ci prendiamo questo valore, vedete che queste cifre stanno comunque un po' variando, no? Questo perché? Perché c'è l'incertezza di misura, ok? Quindi ci sono tutti i fenomeni aleatori, la stabilità del generatore, dell'alimentatore, tutti i fenomeni che possono interferire sul funzionamento, l'incertezza intrinseca dello strumento, che fa sì che queste cifre sono variabili. Quali ci prendiamo? Prendiamoci qualcuna di queste che vediamo, tanto poi quando andremo a calcolare l'incertezza ci accorgeremo che l'incertezza in qualche modo andrà a coprire questi valori, okay? Quindi prendiamo queste indicazioni, ci dobbiamo prendere l'altra indicazione fondamentale, quella del range che abbiamo utilizzato, 100 volt. Perché? Perché poi entriamo nelle specifiche dello strumento con il range che abbiamo utilizzato. Facciamo anche la misura ad 11,95. Scegliamo il range più idoneo, lui adesso è in auto range, ci siamo arrivati dall'alto e quindi lui sta utilizzando il range 100, ma noi che adesso sappiamo il funzionamento scegliamo ci mettiamo in range manuale, scegliamo il range 10 volt e a questo punto facciamo questa misura. Anche qui vediamo le ultime cifre che sono variabili, prendiamo un valore di questo e ci segniamo che questo valore lo abbiamo misurato con range 10 volt, perché così possiamo entrare nelle specifiche dello strumento per fare questa misura. E questo è il primo punto. Passiamo alla seconda parte dell'esercitazione, che è misure di tensione in corrente alternata. Che cosa chiede la traccia? Chiede di fare tre misure di tensione con una certa ampiezza, di tensioni sinusoidali, con una certa ampiezza e con una certa frequenza. Nell'ultimo dei tre casi viene chiesto anche di aggiungere a questo segnale una componente continua, quindi un offset. E di fare la misura di vero valore efficace di queste tre grandezze. Allora, quindi innanzitutto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo generare i segnali che vogliamo far misurare allo strumento. Quindi andiamo dal nostro generatore arbitrario di forme d'onda. La traccia cosa dice? Dice che dobbiamo generare una forma d'onda sinusoidale con un segnale in ampiezza di 2 volt picco picco, scusate, di 20 volt picco picco e una frequenza di 1 kHz. Quindi andiamo qui, diciamo, segnale sinusoidale, frequenza 1 kHz già impostata, ampiezza, dobbiamo dirgli di mettere 20 volt. Possiamo usare questo oppure gli diciamo di generare 20 volt picco picco. Ok. Lui adesso ci dice che può generare al massimo 10 volt picco picco. Questo perché? Perché dipende dal carico che noi gli mettiamo in uscita. Che accade però? Proviamo a collegare questo segnale così com'è allo strumento e vediamo che cosa accade. Che cosa dobbiamo utilizzare? Questo è questo generatore di forme d'onda, ha in uscita un connettore BNC e quindi dobbiamo utilizzare lo stesso connettore per collegare questo,
questo segnale di uscita al multimetro. In particolare dobbiamo, visto che in ingresso qui ci sono dei connettori di tipo a banana, dobbiamo avere un cavo che sia capace di convertire il connettore VNC in connettore banana, e quindi abbiamo questo cavo. Questo cavo com'è costituito? È costituito da tipo quello che se avete visto il cavo dell'antenna, sia della parabola sia del digitale terrestre, dove è un cavo coassiale, cioè c'è all'interno un filo e all'esterno una retina che fa da, in qualche modo, da schermo di questo cavo. La rete esterna, quindi la parte di schermo, è quella esterna che va collegata a questa parte del connettore, mentre il segnale, il filo all'interno, che è quello che porta il segnale, che si dice è il morsetto caldo, è questo connettore interno che vedete qui. Dopodiché, quando andiamo qui, ovviamente c'è una differenziazione dei colori che ci permette di capire quale dei due è il segnale e quale dei due è lo schermo. E quindi il rosso è quello che porta il segnale, quindi è collegato al morsetto caldo, il nero è quello collegato alla massa. Questo modo anche di rappresentazione dei colori non è diciamo lasciato al caso, perché tipicamente gli schermi poi tipicamente vengono messi a massa. E quindi la massa tipicamente ha il colore nero, mentre il morsetto caldo, quindi o più o meno anche in DC, ha il colore rosso. Quindi ci colleghiamo sul morsetto di uscita. Questo non è un morsetto da utilizzare in questa fase, è un morsetto in realtà che serve sia in ingresso che in uscita per la sincronizzazione di questo dispositivo con altri dispositivi per generare segnali sincronizzati. Dopodiché, cosa facciamo? Dobbiamo, come al solito, prendere il segnale che vogliamo misurare e lo dobbiamo mandare in ingresso al nostro strumento sui morsetti opportuni, quali sono lo e AI, per la misura di tensione sia continua che alternata. Adesso, in questo caso, visto che questo è uno strumento che fa misure non riferite a massa, è assolutamente indipendente, visto che questo anche è uno strumento che genera in maniera floating, quindi non riferite a massa, è assolutamente indipendente, cioè questo posso collegare così o posso collegare così, non cambia assolutamente nulla. In linea di massima cerchiamo di rispettare i colori, perché la pulizia circuitale è sicuramente sempre un aspetto importante. Quindi rispettiamo i colori, ma da un punto di vista di risultato... Non inquadravo lo schermo, inverti di nuovo i morsetti, fai vedere che si vede che ovviamente è un segnale alternato. Essendo un segnale alternato e misurandone solo l'ampiezza, non cambia assolutamente nulla. Okay. Differente è se noi vogliamo misurarne la fase, dove quindi invertendo i due segnali stiamo facendo uno sfasamento di 180 gradi. Ma in questo caso noi è un segnale alternato, ne vogliamo misurare l'ampiezza, non cambia nulla. Se fosse stato un segnale continuo, prima non l'abbiamo fatto, vedevamo semplicemente un meno messo davanti al risultato della nostra misura. Benissimo, allora abbiamo generato un segnale di 10 volt picco picco e alternato. Dobbiamo adesso misurare questo segnale. Abbiamo inserito nei morsetti giusti, ma leggiamo 3 millivolt, circa 3 millivolt. Che cosa c'è che non va? Non abbiamo ancora detto allo strumento che deve fare una misura di tensione alternata. Quindi andiamo sul morsetto VACV e gli diciamo: guarda, io voglio che tu misuri il valore efficace della tensione alternata. E a questo punto lui ci dice: guarda, la tensione che io sto misurando è 7,1 volt. Adesso, se stiamo generando un segnale in cui sinusoidale, in cui il picco picco è 10 volt, come dice sul display il generatore, che abbiamo? Abbiamo che il valore efficace di un segnale sinusoidale, che cos'è? Il valore di picco diviso radice di 2. Ma se faccio il valore di picco, che è la metà del valore picco picco, quindi 5 volt diviso radice di 2, mi esce qualcosa che è
intorno ai 3,5 volt. E invece io sto misurando 7,1. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che in realtà questo oggetto non sta generando 10, sta generando 20 volt. L'unica cosa che sta accadendo è che lui non sa, il generatore, che l'impedenza in uscita in questo caso è adattata. Essendo adattata, lui sta generando effettivamente i 20 volt e non 10. Questo è un aspetto che vedremo nel dettaglio poi durante il commento di questa esercitazione e vi spiegheremo bene il perché. Quello che dobbiamo fare è dobbiamo dire a questo strumento che lui ha un carico con un'impedenza elevata. Perché? Perché abbiamo inserito a valle di questo strumento l'ingresso della voltmetrica del mio multimetro, e quindi la voltmetrica del mio multimetro abbiamo detto che deve essere, sarebbe idealmente, dovrebbe essere infinito, non è infinito, è molto alta, dell'ordine dei megaohm. Quindi dobbiamo dire a lui: guarda che hai un carico in uscita di ad elevata impedenza. Allora, se andiamo nel menu dello strumento, andiamo ad impostare SIS output terminal. Vedete, lui adesso ha impostato che in uscita è come se avesse un carico a 50 ohm. In realtà il carico che ha in uscita è l'impedenza ingresso del voltmetro, che è molto alta, quindi ovviamente lui non è adattato. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dirgli: guarda, utilizza AIZ. Questo è uno strumento di nuovo un po' vecchiotto, in cui abbiamo la possibilità di scegliere solo 50 ohm AIZ. Negli strumenti moderni in realtà c'è la possibilità di scegliere l'adattamento con una certa continuità, cioè posso scegliere 55 ohm, 100 ohm, 75 ohm e così via. Perché 50 ohm, 75 ohm sono dei valori tipici? Perché poi vedremo durante il commento a questa esercitazione, lo spiegheremo, perché tipicamente questi cavi hanno un'impedenza caratteristica che è o 50 ohm o 75 ohm, e quindi per garantire l'adattamento dell'impedenza tipicamente si mette impedenza in uscita 50 ohm, impedenza caratteristica 50 ohm, impedenza di uscita 50 ohm, e quindi è tutto adattato. In questo caso invece gli dobbiamo dire: guarda che l'impedenza è elevata. Mettendo AIZ io premo enter e quindi dico: ok, guarda che hai un'impedenza ad alta. Lui mi sta dicendo adesso: ah, guarda, allora io ti sto generando 20 volt. Noi non abbiamo cambiato l'ampiezza, gli abbiamo solo detto di avere un carico ad alta impedenza, e lui automaticamente ci sta dicendo: allora ti sto generando 20. Poi vedremo nel dettaglio perché accade questo. Adesso ci troviamo, stiamo generando 20 volt picco picco, quindi 10 volt di picco, 10 diviso radice di 2 è più o meno i 7 volt che stiamo misurando della nostra tensione. Ci facciamo, se vogliamo, una misura a 6 cifre e mezzo. E facciamo questa misura con 10 volt di fondo scala. Quindi 10 volt di fondo scala, di meno non possiamo andare perché andiamo in overload, e di più sarebbe sprecato perché stiamo sprecando delle cifre inutilmente che non utilizziamo. E quindi ci mettiamo con fondo scala 10 volt, che è il fondo scala migliore per fare questa misura. A questo punto cosa facciamo? Come al solito ci prendiamo il risultato del nostro strumento, e ci prendiamo il range che abbiamo utilizzato, oltre a ricordarci qual è la frequenza del segnale che stiamo analizzando, perché vi ricordo che poi quando entriamo all'interno delle specifiche dello strumento in alternata, entriamo nelle specifiche sia per range di misura sia per frequenza del segnale, perché in funzione della frequenza le caratteristiche cambiano. Benissimo.
A questo punto che cosa facciamo? Dico solo un'altra cosa che è legata al... me la sono dimenticata, ma me era venuta in mente una cosa che ti verrà in mente dopo. Mi verrà in mente, mi verrà in mente. Ah no, era legata al fatto che immagino anche tu avrai stressato a lezione del fatto che quando si vede il risultato di una misura, la prima cosa da fare è dire: ma questo è un risultato che mi aspetto o non me l'aspetto? E allora il discorso che abbiamo fatto prima, che stavamo generando 10 volt picco picco, però vedevo che stavo prendendo 7 volt di valore efficace, è un'incongruenza. Cioè io non è che prendo il risultato e me lo trascrivo e basta e vado avanti. Io no, la prima cosa che faccio è me lo aspetto. No, allora che è successo? Penso, dico ok, aspetta, forse è un problema di adattamento di impedenza in questo caso. Potrebbe essere un qualunque altro problema e io devo sempre valutare il risultato della mia misura, cioè analizzarlo. Bene, adesso cosa facciamo? Segnale uguale, non cambiamo nulla, l'unica cosa che ci viene chiesta di cambiare è la frequenza del nostro segnale, cioè sempre 20 volt picco picco. Adesso l'impedenza è adattata e non ci sono problemi, però la traccia dell'esercitazione ci chiede di passare ad una frequenza del segnale generato di 5 MHz. Allora io vado qui sulla frequenza, adesso siamo ad 1 kHz, cosa faccio? Dico guarda, mettici un... no, abbiamo detto 5. Quindi l'unica cosa che ho fatto è questa: ampiezza è sempre volt picco picco, l'offset è sempre 0, frequenza 5 MHz, segnale sempre sinusoidale. Che cosa mi aspetto? Cambiato la frequenza, mi devo aspettare che l'ampiezza sia sempre la stessa. Andiamo a vedere però cosa ci dice lo strumento, e lo strumento ci dice che questa tensione uscita da questo generatore è di 0,58 volt, circa 0,6 volt. Contro di valore efficace, contro i 7 volt che misuravamo ad 1 kHz. Che cosa è cambiato? Allora, la cosa che vi posso assicurare è che questo oggetto sta generando 20 volt picco picco. Lui sta generando 20 volt picco picco, è capace di generare una tensione a 5 MHz di 20 volt picco picco. Chi è il problema in questo caso? Il problema, tra virgolette, è un limite di questo strumento, di tutti gli strumenti, di tutti i dispositivi, che è legato alla banda passante di questo strumento. Cioè, questo strumento ha una banda passante che è dell'ordine dei 300-400 kHz. Questo dove lo possiamo vedere? Beh, se andiamo sul manuale di questo strumento, nelle specifiche in AC, abbiamo che lui, il costruttore, ci fornisce le specifiche fino a 300 kHz, e comunque sono delle specifiche già che tra 100 kHz e 300 kHz sono nettamente peggiori rispetto alle altre. Sopra i 300 kHz non ci fornisce specifiche, che significa che stiamo entrando nella parte di banda passante del nostro strumento, e cioè che il segnale che entra in ingresso allo strumento viene bloccato dai circuiti di condizionamento d'ingresso, quindi dagli amplificatori e attenuatori che abbiamo in ingresso al multimetro, e non permettono di essere portati all'interno del nostro strumento. E quindi noi non possiamo misurare questa tensione a questa frequenza con questo strumento. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo utilizzare, se ne esiste uno, un multimetro digitale che arrivi a queste frequenze, oppure dobbiamo utilizzare un dispositivo diverso, ad esempio un oscilloscopio, perché questo strumento non è capace di fare queste misure. Ovviamente questo è fondamentale, perché questo è uno strumento comunque di alte prestazioni, e quindi è uno strumento che ha comunque una banda passante di 300 kHz, ma ci sono gli strumenti palmari, strumenti un po' più scadenti, che hanno bande passanti anche solo di 1 kHz, di 5 kHz, e in ambito industriale noi possiamo tranquillamente trovare segnali a 20 kHz, a 50 kHz, e se noi abbiamo un segnale di
300 volt a 50 kHz e abbiamo uno strumento con una banda di 1 kHz, noi misuriamo quella tensione, pensiamo che non ci sia, e poi in realtà lì ci sono 300 volt a 50 kHz, che è ancora più pericolosa della 50 Hz. Quindi c'è un problema, oltre che di qualità della misura, c'è un problema anche di sicurezza. Bene, a questo punto andiamo al terzo punto. Terzo punto che è invece la generazione di un segnale sinusoidale con un'ampiezza di 10 volt picco picco, la frequenza di 1 kHz, quindi rientriamo di nuovo nella banda passante di questo strumento, la frequenza di 1 kHz, e però con una tensione continua sovrapposta al mio segnale di 300 mV. Quindi ritorniamo con una frequenza di 1 kHz, ampiezza, mettiamo un'ampiezza di 10 volt picco picco, e dobbiamo mettere un offset di 300 mV. Quindi adesso abbiamo un segnale sinusoidale spostato un pochino in alto di 300 mV. Dobbiamo misurarne il valore efficace. Qui adesso cosa stiamo misurando? Stiamo misurando il valore efficace, che è 3,53. Mi trovo, sì, perché ho un segnale picco picco di 10 volt, quindi ho un segnale di picco di 5 volt, parlando solo della parte alternata di questo segnale. 5 diviso radice di 2 fa 3,53. Quindi il discorso che facevamo prima di guardare il risultato e dire se me lo aspetto, va bene, è il risultato che mi aspetto. Ma questo è il vero valore efficace di questo segnale? No, perché? Perché sebbene questo sia uno strumento che abbiamo detto è uno strumento True RMS, questo non è il vero valore efficace del segnale, perché nel vero valore efficace di questo segnale ci deve essere anche la componente continua, che non sto misurando. Quindi io quando dico allo strumento di fare la misura in AC, io sto misurando solo la componente alternata di questo segnale. Per misurare il vero valore efficace di questo segnale, cosa devo fare? Quindi devo misurare anche la componente continua, forse non gli hai dato, non gli ho dato niente. forse sono con un range, questo è l'altro problema. Ok, questo è un problema che adesso vediamo. Stiamo vedendo una tensione molto bassa, cioè adesso ecco qui, prima cosa dico non me lo aspetto, dovrei misurare circa 300 mV, sto misurando 10 mV. Che cosa è accaduto? Ragiono, innanzitutto collego il cervello e analizzo il risultato, se non mi piace cerco di capire cosa è successo. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che il range, che è l'auto range che lui sta utilizzando, non è adatto a misurare questo. Perché? Perché noi è vero che abbiamo un segnale di 300 mV di valore continuo, però questo segnale in realtà che sta entrando in ingresso allo strumento ha comunque sovrapposta una alternata di 10 volt picco picco che mi sta saturando il canale. Quindi cosa devo fare per poter misurare correttamente? Devo aumentare il range in maniera tale da poter misurare bene. Qui adesso stiamo utilizzando un range 100 mV. E 100 mV ovviamente i 10 volt di picco piccolo stanno completamente saturando. Se aumento un volt già migliora la situazione con un volt di range, se invece vado a 10 volt, quindi tutto è contenuto, tenete conto che 10 volt significa 12 perché c'è il 120% di fondo scala, quindi il 10 volt picco picco più il mio 0,3 volt di offset non superano i 12 volt di range massimo su questo range, che sebbene 10, il 120% è 12 volt. E quindi adesso vedete, io riesco a misurare correttamente la tensione continua. Quindi misuro la mia componente continua, prendo il valore, misuro la mia componente alternata, prendo il valore, come al solito vedo sempre le ultime cifre che ballano, ma vale sempre lo stesso discorso che abbiamo fatto prima. La misura di alternata l'ho fatta con range 10,
La misura di continua l'ho fatta sempre con range 10 per i problemi che abbiamo visto prima. Questa, il range migliore per fare questa misura, se fosse da sola, sarebbe 1 volt. Io con 1 volt misuro bene, il miglior range per misurare 0,3 volt. Però, visto che ho una componente alternata sovrapposta importante, devo per forza di cose fare questa misura con range 10 volt. Ed è fondamentale, perché? Perché poi quando vado nelle specifiche devo fare attenzione, perché devo andare a prendermi le specifiche con range 10. Il discorso della misura di... quindi qual è il vero valore efficace di questo segnale? Il vero valore efficace di questo segnale è sostanzialmente la radice quadrata della somma quadratica della componente alternata e della componente continua. Questo ce lo dice la teoria, ce lo dice anche il manuale dello strumento. Quindi se andiamo nel manuale dello strumento, dice: guarda, quando hai una componente continua e una componente alternata, il valore efficace è praticamente la radice quadrata della misura della componente alternata e della misura della componente continua al quadrato. Quindi io che cosa sto facendo? Sto misurando la componente continua e prenderò l'incertezza dalle specifiche dello strumento in continua, o sto misurando la componente alternata e prenderò le specifiche di incertezza dello strumento sulle specifiche in alternata. Dopodiché sto facendo una misura tra virgolette indiretta, una misura indiretta di vero valore efficace, perché sto andando a fare la composizione della componente continua e della componente alternata, mettendoli sotto radice quadrata ed elevandole al quadrato, e quindi poi dovrò determinare il valore efficace effettivo di questo segnale in questo modo. Quindi questo sarà il risultato della mia misura, e l'incertezza, dovrò fare la propagazione delle incertezze su queste due misure. Ovviamente in questo caso, essendoci la radice quadrata di somma di quadrati, bisognerà per forza di cose fare le derivate di questa funzione. E con questo... Allora, vediamo adesso come facciamo a fare delle misure di corrente continua con il multimetro. Sempre sono tracce che sono costruite per cercare di evidenziare qualche problematica di misura, perché altrimenti le misure nella normalità dei casi non presentano particolari complessità. Allora, la traccia prevede che noi andiamo a realizzare questo circuito. Abbiamo un alimentatore stabilizzato, che è quello che già avete visto, a cui dobbiamo impostare un valore 3,6 volt come tensione da erogare, e come al solito noi possiamo sempre fissare il valore di tensione tramite una regolazione grossolana e una regolazione fine, corsa e fine. Poi dice di impostare il valore massimo di corrente che tenga conto che la resistenza che andiamo a inserire nel circuito, che è una resistenza da 30 ohm, ha una potenza massima dissipabile al suo interno di 0,5 watt. Allora, come facciamo a sapere qual è la massima corrente che può attraversare questa resistenza senza trasformarla, senza bruciarla, senza trasformarla in un fusibile? Sapete, la potenza dissipata in un resistore è pari a R quadro, la potenza massima 0,5 watt, la corrente massima è la radice quadrata di P diviso R. Quindi se andiamo a fare la radice quadrata di 0,5 diviso 30 viene 129 mA. Allora andiamo nella regolazione di corrente e gli abbiamo a dire: guarda, non superare 129 mA. A questo punto realizziamo il circuito, un circuito serie che vede l'uscita dall'alimentatore. Poi abbiamo la resistenza. Per collegarci alla resistenza ho inserito in questa bananina un connettore a coccodrillo. Da qua poi proseguo verso l'amperometro, sempre coccodrillo. In questo caso, in cui abbiamo un circuito un po' più articolato, ovviamente i colori dei cavi non hanno più particolare senso. Poi usciamo dall'amperometro e andiamo all'alimentatore. Questa volta ovviamente usiamo, per le misure di corrente, andiamo tra il morsetto low, il morsetto common,
e il morsetto di indicato con I, massimo valore 3 A. Qua siamo tranquilli perché addirittura abbiamo detto all'alimentatore di non tirar fuori più di 129 mA. Ho già impostato il multimetro in maniera tale che misuri corrente continua. Shift DC, esco dal morsetto e vado all'altro ingresso dell'alimentatore. Ancora non leggo niente, perché? Perché l'alimentatore, sempre, per generalmente tutti gli alimentatori hanno poi un tasto on per poter generare. Allora, intanto vediamo dall'alimentatore che non è andato in protezione di corrente, nel senso, lui dice: guarda, io sto alimentando con 3,6 volt 1,1 mA. Gli indicatori di un alimentatore sono sempre degli indicatori orientativi. L'alimentatore è bravo a tirar fuori tensioni costanti, non è particolarmente bravo a dare, non è il suo mestiere è dare tensioni stabilizzate limitate in corrente. Il suo mestiere non è dare tensioni di valore particolarmente accurato. Le misure della tensione e la corrente le facciamo con il multimetro. Allora, cosa succede? Che ci dice la traccia? Dobbiamo scegliere misure di corrente continua, dobbiamo misurare il valore di corrente utilizzando tutti i range IDC in modalità manuale. Allora, ci mettiamo in modalità manuale e misuriamo il valore della corrente con tutti i range. Allora, un primo valore che vado a misurare, allora partiamo dai range. Allora, abbiamo un overload se cerco di misurare con un fondo scala più basso. Se abbiamo 100 mA fondo scala riesco a misurare, perché un po' di overflow come sempre lo riesco sempre a gestire, e segniamoci questo valore 100,693,94. Aumentiamo il range. Sono andato troppo? No. Ok. E qui leggiamo 0,117,17 A. Quindi intanto lì leggevamo 100 mA, qua ne leggiamo 117. Il segno meno semplicemente perché abbiamo collegato, se ci dà fastidio il segno meno, invertiamo i due morsetti in maniera tale da leggere il segno più, ma è ovviamente lo strumento non cambia l'indicazione fornita. E andiamoci poi a segnare il valore successivo, che è 10 A fondo scala, 3 A fondo scala, perché ovviamente oltre i 3 non possiamo andare, 117,1. Allora, vediamo che quindi i due valori con 1 A e 3 A fondo scala sono congruenti, sono assolutamente compatibili, nel senso stiamo misurando lo stesso valore. Il valore che misuro invece a 100 mA fondo scala è un valore con maggiore risoluzione, ma che mi appare completamente diverso da quelli precedenti. Allora, quale di questi due sono i valori che mi aspetto? Allora, se io vado a fare 3,6 diviso 30, non mi aspetto 100 mA, 3,6 volt diviso 30 mA mi aspetto 120 mA, un po' di meno perché ci sta sicuramente una caduta di tensione nell'amperometro, ma non mi aspetto di sicuro di trovarmi 100 mA. Allora, cosa succede? Allora, sfogliando le caratteristiche di misura, trovo che nelle misure di allora vediamo dove lo troviamo, ecco qua, nelle misure di corrente continua, se vi ricordate che cosa c'è tra i morsetti a corrente e low, c'è una resistenza, perché il nostro multimetro ha un convertitore analogico digitale che sa fare solo misure di tensione, quindi deve trasformare la corrente in tensione.
lo fa attraverso una resistenza. Ma questa resistenza quanto vale? Ebbene, nel caso in cui il fondo scala sia 1 ampere e 3 ampere, abbiamo 0,1 ohm come resistenza interna. Nel caso in cui abbiamo 10 e 100 mA fondo scala, abbiamo 5 ohm. Allora, cosa succede? Se io vado a inserire in un circuito in cui ho un carico di 30 ohm, vado a inserire 5 ohm di resistenza interna nell'amperometro, faccio una misura apparentemente più accurata, ma di una corrente che è profondamente diversa da quella che c'era prima dell'inserimento del multimetro. E quindi ci ricolleghiamo a un'altra delle cose fondamentali che vi è stata raccontata in questo corso di misure, nel senso che è impossibile fare misure che non abbiano degli effetti nel circuito, ma obiettivo di ogni processo di misurazione è prima cosa non alterare il sistema in cui la misura viene effettuata, perché se altrimenti faccio una misura anche precisissima di un sistema le cui caratteristiche sono diverse da quelle che poi erano prima dell'inserimento del misuratore e in cui ritornano una volta che il misuratore l'ho levato, ovviamente faccio un cattivo mestiere. Allora, quello che vi succede è che se andate a fare il calcolo dell'incertezza di misura, vi invito a farlo per ognuna di queste grandezze, ovviamente vi appare che la misura più accurata è questa, ma è una misura più accurata di una grandezza che non ci interessa, perché una grandezza che non è la corrente che ci sarebbe nel circuito in assenza di amperometro, ma è la corrente che c'è nel circuito a causa dell'amperometro. Quindi fate il calcolo incertezza di 100,668, insomma i valori che leggete, poi fate il calcolo dell'incertezza di questo valore, il calcolo incertezza di questo valore ancora, e ovviamente capirete che la misura migliore risulta essere chiaramente questa, perché è quella che consente la incertezza minore in presenza però di un consumo, quello che facciamo inserendo l'amperometro e generando una caduta di tensione è proprio introdurre un consumo all'interno del circuito, è un consumo trascurabile, non nullo, nel senso che se vi andate a fare il valore teorico di 3,60 diviso 30 ohm vi trovate 0,12. Per cui comunque lo strumento un pochino perturba, ma una cosa è che perturba di una quantità piccola, una cosa è che perturba in maniera rilevante. Va bene.